Passons, pour ne pas perdre de temps, immédiatement à la communication suivante avec Gianfranco Salis, Chiara Pilo et Federico Porceda à propos de la sacralité degli armi in contesto nuragico. Alors, je vous demande de respecter les temps de parole, car nous sommes déjà fort en retard. Merci. Buonasera. Allora. Avanti. Next. Spade e pugnali sono oggetti ricorrenti nei processi dedicatori e di offerta propri della ritualità nuragica. Tra le spade si distinguono le spade votive, che sono caratterizzate da una lama di notevole lunghezza, spesso superiore al metro, da una forte costolatura mediana e in genere dalla mancanza di manicatura. La composizione materica, con una bassissima percentuale di stagno rispetto al rame, ne pregiudica la effettiva funzionalità e questo aspetto, unitamente alle caratteristiche tecniche e morfologiche, attesta l'esclusivo uso votivo di questo tipo di oggetti. Next. No, capovolta. Io diciamo che non è. Sì. Excuse me. That's not the last one, the last version we sent to you of the PDF, I think. Because there were some problems in the direction of the images, so we have sent to you the right version this morning. No, okay. You will have some images not in the right direction. Sorry. In alcuni casi si trovano associati a figure di animali che hanno fatto pensare all'associazione con la caccia o forse con insegne, a insegne come nel famoso trofeo di Patria. Next. Le spade votive erano destinate ad essere infisse tramite colate di piombo nelle basi per offerte o inserite nelle architetture templari, come avviene nel muro trasversale all'interno del tempio circolare di Cremano a Funni o nel colonnamento della fonte sacra di Sutempi e Saurune. Next. Avanti. Il culto della spada risulta strettamente correlato. Il culto della spada risulta strettamente correlato con quello dell'acqua, che rappresenta una delle più importanti manifestazioni della religiosità nuragica. Nei grandi santuari incentrati su pozzi e fonti sacre, le spade votive ricorrono in quantità significative tali da diventare caratterizzanti. Nel santuario federale di Santa Vittoria di Serri, il riesame dei materiali rinvenuti a partire dai primi del Novecento ha consentito, next, di associare i reperti presenti nei magazzini alle strutture indagate da Antonio Taramelli, cioè il pozzo sacro, la casa del capo, il tempio petrale, il recinto delle feste e la curia, attestando che si restituiscono sempre queste categorie di oggetti. Dal tempio a pozzo, per esempio, proviene una figura di toro con uccello appollaiato tra le corna, destinata ad essere infilata nella punta di una spada votiva. Avanti. Next. I materiali del deposito comprendono una grande quantità di spade votive o pugnaletti ricavati da spade votive provenienti da Santa Vittoria di Serri. Next. La casistica dei riti legati alla spada votiva si è ampliata recentemente con i rinvenimenti avvenuti all'interno di due nuraghi, il nuraghe Ruinas di Arzana e il nuraghe Barru di Guamaggiore, al confine tra Guamaggiore e Guasila.
hanno restituito spade votive in contesti chiusi che offrono ulteriori spunti di riflessione sul significato ideologico e culturale della spada nella società nuragica e del suo collegamento con il nuraghe, il monumento politico-civile più significativo dell'età del bronzo sardo. Allora, il nuraghe Ruinas sorge a circa 1200 metri di altitudine nella parte più interna della Sardegna centro-orientale. Next. Avanti. Sì. È un trilobato ad addizione concentrica. I materiali più antichi sono stati restituiti dalla torre centrale e si ascrivono alla fine del bronzo medio e inizio del bronzo recente, anche se il deposito è risultato sconvolto da scavi clandestini che sono arrivati fino al sottostante bancone di roccia. Intorno al mastio si dispongono le tre torri secondarie impostate su un affioramento granitico naturale preventivamente regolarizzato e unite, le tre torri sono unite da cortine murarie, una cortina muraria esterna che delimita un cortile di fronte alla torre centrale. La torre nord-est, la torre C, era accessibile dal cortile attraverso un corridoio a sezione ogivale. Avanti. Next. All'interno della camera circolare è stata rinvenuta al momento dello scavo perfettamente sigillata da uno strato di crollo. La prima fase di utilizzo della torre nord-est è testimoniata da un focolare di circa 1,10 m di diametro, decentrato in prossimità del muro nord-est e contenuto da un circolo di pietre poste a circa 15 cm di distanza dal muro perimetrale. Il piano pavimentale era costituito da una terra rossastra che poggia direttamente sulla roccia naturale e che ha restituito materiali pertinenti a un bronzo recente iniziale. La fase d'uso più interessante della torre è rappresentata dalla US-53, che ingloba una spada votiva disposta al centro della camera, e la US-54, un sedimento di colore rosso e giallo dovuto all'alto contenuto di cenere, su cui sfoggia la spada votiva. La spada è lunga 1,25 m, ha una costolatura centrale molto marcata e per le sue caratteristiche morfologiche, con una punta su entrambe le estremità, non si presta all'uso e poteva avere una valenza esclusivamente votiva o simbolica. I materiali recuperati nella US-53-54 sembrano inquadrarsi a cavallo tra il bronzo recente e il bronzo finale. Interessante rilevare che dopo la deposizione della spada, l'utilizzo della camera cessa e si trova uno strato diffuso di carbone e cenere. Next. Il corridoio di accesso alla torre viene dismesso e alla sua imboccatura vengono accumulati numerosi materiali ceramici, ciottoloni a oro rientrante, ciotole carenate, tegami, brocchette a scoglie, scodelloni con ansa maniglia, ascrivibili al bronzo finale. Next. Mentre la camera della torre viene dismessa, nel cortile continua una intensa frequentazione, attestata dalle fasi di uso del focolare localizzato all'estremità nord del cortile. Il focolare, che poggia sul banco roccioso e sul primo piano d'uso del cortile, presenta una stratificazione che arriva fino all'età del ferro, momento di abbandono del monumento. In corrispondenza dell'abbandono della torre, il focolare si amplia e si estende fino ad arrivare a ridosso dell'ingresso alla torre nord-est. Next. Con l'estensione del focolare, l'ingresso alla torre non poteva essere utilizzato e viene ridotto a mero deposito di oggetti ceramici. Next. Il secondo caso di disposizione di spada votiva in nuraghe è attestato al Barru, sito tra Guamaggiore e Guasila in Trecenta, nella Sardegna meridionale, che è stato oggetto di un recente intervento di scavo.
Next. Sono stati messi in luce l'attore principale di dimensioni maggiori, next, avanti, collocata a nord, e un bastione composto da una seconda torre con un vano laterale annesso al momento di non farci le letture e da una terza torre disposta a sud di diametro inferiore rispetto alle precedenti. Le torri si affacciano su un cortile centrale. All'interno del muro che delimita a ovest il cortile è presente un piccolo ambiente con un pozzo cisterna collegato con un vano scala. La complessa e articolata vicenda costruttiva è fatta di ampliamenti, ma anche di ridimensionamenti degli spazi abitativi, di modifiche strutturali e interventi di consolidamento realizzati in antico che complicano la lettura delle stratigrafie murarie e allo stesso tempo lo rendono di particolare interesse. Next. 5 minuti. La torre centrale con l'ampia camera interna si ascrive alla fase più antica. Next. L'unico contesto che è stato indagato completamente è quello pertinente al pozzo cisterna, situato nel vano ricavato all'interno della cortina muraria che delimita a ovest il cortile e che è munito di una scala che portava alla parte alta del bastione. Next. L'ambiente è di forma irregolare, largo circa 2,5 metri e con pareti progressivamente aggettanti, è accessibile da un ingresso principale architravato che è stato rinvenuto ancora obliterato dal deposito di crollo. Next. Al centro del vano insiste il pozzo che è stato completamente esplorato. Next. Una volta rimossi gli strati di accumulo all'interno del vano, sul piano pavimentale costituito da un battuto d'argilla è stata messa in evidenza la larghiera del pozzo cisterna. Il pozzo cisterna, di forma grossomodo ellittica, probabilmente costruito in due fasi con blocchi di calcare, era riempito in buona parte ma non completamente. Lo strato superiore del riempimento era costituito da terra mista a blocchi e pietre di media pettatura. Questo obliterava uno strato che ha restituito numerosi resti di ossa animali e una notevole quantità di materiale ceramico. Next. In particolare, sul fondo, a circa 3,75 metri di profondità, sono stati rilevati alcuni recipienti vascolari in ottimo stato di conservazione. Next. Tra questi spicca un vaso con falso beccuccio versatoio e decorazione incisa che presenta corpo globulare, largo collo distinto leggermente svasato e quattro ansie ad anello impostate nel punto di massima espansione del corpo, due per ciascun lato. La decorazione incisa con motivo a spina di pesce sembra riprodurre dei festoni vegetali, uno posizionato alla base del collo, due attorno al falso versatoio e altri tre pendenti sul ventre. Avanti. Il recipiente è tipologicamente riconducibile ai vasi filiformi della cosiddetta età del ferro e trova confronti per alcune caratteristiche morfologiche come il collo cilindrico distinto, il falso beccuccio versatoio impostato nel punto di giuntura tra il collo e il corpo, la foggia del corpo, con il vaso filiforme rinvenuto nella struttura 7 del villaggio di Loi a Sedilo. Avanti. Tra il materiale ceramico recuperato nel pozzo si annoverano i resti di brocchette ascoidi, brocchette trilobate, ciotole carenate e olio a colletto. Ad eccezione di alcuni esemplari più antichi, aspetta, i manufatti recuperati all'interno del pozzo sono da ricondurre alla prima età del ferro. Avanti. Andiamo alla conclusione, signora. All'interno dell'ambiente, il vano che dà accesso a stretto alla scala ricavata nella cortina muraria del cortile era stato parzialmente tamponato in antico,
Alle spalle della tamponatura, una volta rimosso l'accumulo che ingombrava la scaletta, è stata individuata una sistemazione piuttosto regolare con lastre disposte in orizzontale. Avanti. Questo attrezzamento è risultato funzionale a sigillare il deposito, che ha restituito una spada votiva e tre elementi in lamina bronzea. La spada realizzata in bronzo è lunga 94 cm ed è in ottimo stato di conservazione. Avanti. Ecco. Avanti. Con la spada, appunto, erano deposti tre rasoi. Chiudiamo con le conclusioni. Il riferimento al nuraghe Barru presenta appunto queste analogie con quello avvenuto al nuraghe Ruinas. Entrambe le deposizioni non sono riti di fondazione, in quanto si ascrivono a fasi in cui i nuraghi sono già in uso da molto tempo, ma rispondono a un rituale che potrebbe essere legato a specifici episodi storici di difficile individuazione. Protagonista del rituale è la spada votiva, che in ambito nuragico è stata connessa alla guerra e alla caccia, e quindi all'interno di questi ambiti tematici potrebbe essere inserito l'episodio che ha innescato l'attuazione del rito. Per concludere, i rinvenimenti di Ruinas e del Barru aprono nuove prospettive di ricerca sul significato simbolico e sulla valenza ideologica delle spade votive, oggetto portatore di un valore simbolico pervasivo di vari aspetti della vita delle comunità nuragiche. Tale valore si manifesta non solo in relazione ai luoghi preposti al sacro, ma anche negli altri aspetti della vita delle popolazioni nuragiche, come dimostra la presenza in categorie monumentali quali i nuraghi, che non sono edificati con preciso scoppio templare. Grazie.